Mettiamo la caccia numero 2, alza il pallone, sfrutta l'aria Raviola. Pallone in terra di Leone, toccato in tuffo, va in fallo laterale, 15 pari. Cerchiamo sempre la posizione della numero 2. Chiedono il fallo di Rosso, ma alla fine accettano che l'arbitro metta il pallone in caccia sui 45. Levratto dai 75 e si prende un intra sul testone, perché dai 75 gli fa fare 20 metri, arriva Lanza, ghiotto ghiotto, lo mette in intra, 30-15. 30-15 giallo, caccia al mezzo, Raviola, bello questo colpo muro, salto per Levratto, Raviola, bello anche questo ricaccio, si toglie dai 90, cicca Levratto, cicca un pallone bello Levratto e alla fine perde la caccia, Raviola grande perché toglie un pallone dai 90, 40-15 giallo. Deve chiudere Raviola e chiude, allunga nuovamente il San Biagio, 8 giochi a 6, time out, secondo fallo per Levratto, 30-0 San Biagio. C'è da dire che non sappiamo come andrà a finire questa partita, ma sicuramente ai punti, non ai 15, ma ai punti dovessimo dare un voto, si merita la semifinale, un grande San Biagio, come dire, tranquillo, realistico, con i tre davanti pronti a qualunque sostegno per il proprio battitore, un battitore diligente con pochissimi falli. Bellanti buca la difesa, 30-0 e una caccia sui piedi e una al mezzo. Caccia al mezzo, fondamentale, sfrutta l'aria, vantaggio importante per il San Biagio. Ancora Raviola al salto, volo Levratto. Sempre lo stesso copione. E qui vediamo come Levratto riuscirà a togliersi il pallone dai 90. La caccia, lo ripeto, è al mezzo. Che invito per Bellanti e alla fine Levratto mette il pallone in fallo laterale, 40-0 San Biagio, e con questo gioco dovessero chiudere 9-6, si possono già chiudere, come dire, le speranze per la Monferrina. Caccia sui piedi, ultimo va Bellanti, ha tirato fuori un missile. Ha tirato fuori un missile, ma Bellanti ha saputo rimettere la situazione in carreggiata. 9 giochi a 6, giallo. Un missile in terra, lo deve fermare Raviola sui 20 metri, 25. Siamo a 2 ore di gioco effettivo. Levratto, muro, schiaccia Bellanti. E alla fine Lanza ferma il pallone, caccia i 50 metri. Per il San Biagio sarebbe la prima semifinale della sua storia, mentre per la Monferrina la storia l'ha già premiata anche con degli scudetti di Serie A. Che giocata Bellanti! Bellanti come un terzino! Stoppa! Una volée di Flavio Dotta è proprio girata tutta in favore del San Biagio. A questo punto penso che aspettiamo l'11 finale, 9-6, ma le giocate in campo sono nettamente in favore del San Biagio. Ultima battuta, qui, questo è un pallone alla Levratto, questo è un pallone alla Levratto. Però
Raviola riesce qui un po' fortunoso a colpire la rete e praticamente avvitare il pallone nel muro, caccia al mezzo, 4 cacce sul terreno, 9 a 6 per i gialli, cambio, Levrato in battuta. Caccia numero 1 sui 25-30, Raviola. Buono il suo pallone, lasciano. E portano a casa, amici! Eravamo tutti senza parole, portano a casa il 15 che fa sognare il decimo gioco. 15-0, hanno preso una caccia impossibile i gialli di San Biagio. Levrato batte un bellissimo pallone, scende 72, la caccia al mezzo, lo mette altrettanto bello Raviola. Lo prende Bellanti, avete visto come, schiacciando a un metro dalla riga, ma il pallone bello l'aveva messo Raviola, si avvitava anche questo nel muro, 30-0 giallo. E cari amici dall'esperienza, può succedere ancora di tutto, ma direi che il traguardo diventa tutto giallo per il San Biagio di Mondovì. Caccia sui piedi Raviola. In terra il pallone, 40-0. Caccia al mezzo, salto per Raviola dagli 80. È ancora un'opportunità per Raviola, sempre dagli 80. Volo Levrato. Scambi tra i due capitani, beh, qui di potenza è Levrato a rompere il gioco, salva il gioco, 15-40, mettiamo una caccia. Batte corto, scende 68, Di Mancino, Rosso mette la caccia, 65 metri, Raviola una caccia difficile. Però batte benissimo a muro. E Levrato va a mettere il pallone in 90 gradi direttamente in fallo. E allora cari amici, 10 giochi a 6 per il San Biagio che vede lo storico traguardo della sua prima semifinale e dovrà vedersela se 1 più 1 fa 2 e porteranno questo risultato in porto, dovrà vedersela poi con la Canalese che ha praticamente condotto tutto il campionato in testa. Dotta, fallo, tocca Lanza, tocca Bellanti, alza il pallone Levrato, volo Raviola, bello questo ricaccio, va a muro, salto Levrato, caccia al mezzo, niente, ci dà il volo. Bravo. Lo mette in terra Rosso, indecisione di Gini che stava puntando la bacchetta verso San Biagio. E allora vediamo un po' il punteggio. 40-15 Monferrina. Caccia sui piedi, ci pensa Levrato, mette il pallone in fallo laterale con una caccia sui 15-20 metri, 30-40 mesi di prigione. Pallone al salto per Raviola dei 75, anche lui cerca di posizionare il pallone a rete. Bellanti, Raviola dagli 85. Beh, qui Flavio c'ha il colpo, niente, non arriva l'intra. È arrivato, put, è arrivato l'intra, lento, gioco per la Monferrina che vuol cadere da in piedi, 7 giochi a 10. Inizia il 18° gioco, 10-7 per il San Biagio. Peccato Bellanti, peccato, 15-0 Monferrina. Non per essere scaramantici, ma se queste semifinali avranno la possibilità di veder giocare due ragazzi del 93, sarà per la palla pugno sicuramente un bel biglietto da visita.
Ah, mi sembrava. Ah, cari amici, errore clamoroso di Levrato, uno dei tanti di questa partita, batte sui 25 metri, fallo, 15 pari. Batte corto Bellanti, bello il tuffo di Rosso. Ancora Levrato. Schiaccia, aveva tutto il campo davanti, gli è andata male Rimot, poteva mandare in intra, la sua schiacciata va in diagonale, potrebbe rischiare di andare in fallo laterale, calcia numero 1, 75 metri. Bellanti, pallone a muro. Oh, oi, oi, oi. Qui anche Scarogna, ha cercato il muro, ha preso lo spigolo, il fallo laterale, 30 a 15, San Biagio. Lanza intercetta, ma Nimot mette il pugno importante, ferma Nimot, forse uno dei migliori in campo per la formazione della Monferrina, pochissimi errori, anzi direi quasi nessuno. Caccia la numero 2 sui 55 metri. Caccia i 75, forza, fa fallo Raviola, uno dei pochissimi falli di battuta di questo ragazzo, classe 93, 30 pari. Caccia i 55, tutti sperano in una rimonta del loro idolo Levrato, qui molti ragazzi sono arrivati da Bormida dove risiede questo giovane campione della Monferrina, 40-30 Amaranto, 17 giallo. Mettiamo una caccia, Levrato. Mettiamo la caccia, caccia al mezzo. Caccia al mezzo. Ha tolto un pallone avvitato nel muro Bellanti. Volo Raviola. Levrato. Ancora Levrato, salto, ferma, lanza, 40 pari. Avremo due match ball a disposizione del San Biagio per entrare nella storia della pallapugno, perché a questo punto due giovani del 93 sarebbero in semifinale, unica situazione da quando esiste la pallapugno. Quinto 40 pari dell'incontro, primo 40 pari del secondo tempo. Ai ai ai, Dotta gli ha messo il pallone a Raviola e lo chiude. No, ci pensa Levrato, lo chiude, sembrava dovesse chiudere in intra. Raviola lo mette sulla linea dello zero, Levrato andando indietro, scoordinato, spedisce il pallone in fallo laterale, match ball, un solo match ball per il San Biagio. Siamo a un 15 dalla storia nella pallapugno. Oh, che regalo Raviola! Da una posizione di attacco si passa a subire. E ritornano con una caccia in favore i ragazzi della Monferrina, ma credetemi, ne stanno facendo di tutti i colori. Caccia ai 60 metri, siamo, come dicevo prima, un passo dalla storia. 17, 47, 40-30 per i gialli. Pallonaccio di Raviola. E ci pensa Levrato! Il San Biagio con questa partita entra nella storia, è la prima volta che questa società entra in semifinale di Serie A, ma attenzione, è la prima volta che la pallapugno ha in semifinale due giocatori classe 93, l'Albese contro la formazione della Subalcuneo, invece il San Biagio in semifinale contro la formazione del Canalese. Noi ci risentiamo sempre su questi